Il raduno è iniziato giovedì alle 12, sono arrivati tutti i giocatori insomma, disponibili, invitati, come è stato già annunciato nei giorni scorsi un gruppo di giocatori della Benetton Treviso raggiungerà il raduno soltanto domenica in quanto sono stati per accordo con i nostri tecnici rilasciati alla Benetton poter disputare la partita di sabato contro il Munster. Non abbiamo particolari problemi dal punto di vista medico e insomma, venerdì abbiamo fatto il primo allenamento di campo, logicamente dopo aver superato tutti i test previsti dal protocollo Six Nations riguardo al Covid-19. Quindi iniziamo diciamo, nel migliore dei modi questo periodo sarà sicuramente lungo, duro, impegnativo, ma insomma con uno spirito abbastanza molto positivo. Rispetto alle sensazioni che abbiamo avuto fino a un anno fa, diciamo fino a quando poi non è stato sospeso nello scorso febbraio, è una gestione completamente diversa, naturalmente con molta più responsabilità e anche molte più attività connesse al discorso protocollo Covid-19 che impegna in particolar modo il dottore della squadra e me, in quanto comunque dobbiamo cercare di fare in modo che tutti i componenti del team, sia staff che giocatori, rispettino quelli che sono i protocolli previsti durante il raduno. Come si saprà, noi siamo tra virgolette in bolla nel momento in cui entriamo in raduno, non abbiamo contatti dall'esterno, non abbiamo contatti all'interno dell'hotel, abbiamo aree riservate, giocatori che sono in camera singola, distanziamento durante le attività di riunione all'interno dell'hotel, trasferimenti con mezzi privati, anche voli privati e soprattutto anche con doppi mezzi, perché essendo comunque normalmente tra le 45 e 50 persone utilizziamo due bus grandi. Quindi dal punto di vista organizzativo è sicuramente un maggior impegno, diciamo che durante la scorsa Six Nations di ottobre, partite di ottobre e di novembre con la Nation Cup abbiamo un po' testato tutte le situazioni e nonostante il protocollo Six Nations sia stato questo anno sia un po' più restrittivo rispetto al precedente, ma comunque ci siamo trovati un po' più pronti rispetto a ottobre ad affrontare tutte le situazioni che possono accadere nei prossimi giorni. E con la situazione che è in costante evoluzione, naturalmente abbiamo un contatto diretto e stretto col Six Nations ormai da un mese. E ogni settimana, qualche volta anche due volte a settimana, vengono indette delle call conference con tutti i managers delle union partecipanti, nel quale ci vengono date spiegazioni su eventuali aggiornamenti, su eventuali adattamenti nuovi a situazioni nuove che si vengono a creare. L'ultima vedasi le situazioni in Francia e in Gran Bretagna, che sono insomma abbastanza difficili in questo momento, che probabilmente hanno ancora un po' più stretta la morsa su quelli che sono i protocolli da seguire, il distanziamento eccetera. Ci sono sicuramente una cosa che è in costante, ripeto, evoluzione in base a quella che è l'evoluzione della pandemia, e speriamo tutti che in qualche modo ne usciamo fuori tra virgolette riuscendo a giocare tutte le partite e anche diciamo nella massima sicurezza per tutti.